Amici di Vending News, bentornati. Torna l'appuntamento con il nostro Vending Focus speciale Venditalia 2022. Come sto dicendo ormai in tutte le occasioni, stiamo tamponando tutte le interviste che non siamo riusciti a fare nel corso della 4 giorni milanese perché gli espositori erano davvero tantissimi. Le novità erano altrettante, davvero tantissime, e così anche oggi siamo in collegamento diretto con un grande player della distribuzione automatica. Siamo in linea con Pietro Cucconi, responsabile vendite Italia per Foodness. Pietro, benvenuto sugli schermi di VendingTV.it. Grazie Fabio, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, io intanto, prima ancora di chiederti che cosa avete presentato nel corso della 4 giorni milanese, ti chiedo come è andata Venditalia, quali sono le tue sensazioni a fiera terminata, come si dice in gergo, a bocce ferme? A bocce ferme. No, dobbiamo essere sinceri, la fiera è andata per noi molto molto bene. Per noi era la seconda fiera del vending, perché noi abbiamo approcciato a questo canale non più tardi del 2018, in occasione dell'ultima fiera. È andata molto bene, è andata molto bene, siamo stati contenti, tantissime visite, tanto interesse. Siamo un'azienda relativamente giovane nel canale vending, ma per noi il vending non è più un canale complementare, ma sta assumendo per Foodness una collocazione sempre più prioritaria, anche grazie allo sviluppo di prodotti innovativi e impattanti. Il lato positivo effettivamente è vero, cioè è quello della presenza e i contatti, che sono stati veramente tanti. Lato negativo, se vogliamo identificare una negatività in questa bella manifestazione, è stata forse la breve durata, nel senso che il sabato è terminato il pomeriggio quando poteva terminare la sera, insomma avere anche più contatti, poteva avere una risoluzione migliore, però insomma in linea di massima è stata un'esperienza molto positiva. Beh, allora giriamo anche la tua manifestazione di interesse per far sì che Venditalia duri 4 giorni interi, coprendo quindi anche tutta la giornata di sabato, all'organizzazione La Venditalia Servizi, che anche quest'anno ha organizzato la fiera Venditalia. E ora è il momento delle novità. Tutto ciò che avete presentato, io direi dopo 4 anni al popolo del vending, sebbene voi siete estremamente presenti in tantissime fiere, dal SIGEP al CIBUS e in tanti altri casi, riuscite a dare sempre le novità in tempo reale, e le novità nel vostro caso sono tantissime. Da dove cominciamo, Pietro? Sì, faccio un excursus un po' sulla nostra azienda come missione, prima di parlare dei prodotti che abbiamo presentato. Cioè, è chiaro che la missione di questa azienda è quella di creare prodotti di forte impatto sui consumatori, in linea chiaramente con le richieste del mercato, perché è inevitabile che i consumi hanno subito nel tempo un cambio generazionale, questo è un dato di fatto. La peculiarità dei nostri prodotti è implementata anche sulla label cleaning, cioè ossia sull'utilizzo di materie prime identificate come superfood, e riducendo drasticamente il numero di ingredienti sulle etichette, cioè facendo le etichette sempre più corte, partendo con dei prodotti, quando siamo partiti in origine, prodotti no OGM, senza grassi idrogenati, senza olio di palma, senza glutine, senza lattosio, senza zuccheri, eliminando praticamente lo sciroppo di glucosio e gli zuccheri semplici, e addirittura gli additivi, presentando un prodotto sempre più orientato al benessere. Il vending abbraccia una clientela molto variegata, sempre con consumatori più esigenti,
la nostra identificazione chiaramente deriva dall'Horeca, dal bar dove noi siamo nati, e questi clienti non si accontentano più delle solite bevande calde e fredde, anche riprendendo il discorso di prima, in virtù di un trend di consumi che sono e si stanno ancora modificando, e quindi noi stiamo diventando partner sempre più impattanti e affidabili in questo mercato, in questo mondo. In Venditalia abbiamo lanciato un prodotto che è unico nel suo genere, un prodotto freddo che è praticamente è il Maikito, che è una crema caffè in coppetta da 125 grammi, senza lattosio e senza glutine. In pratica cosa abbiamo fatto? Abbiamo replicato un prodotto che già noi distribuiamo nei bar, nel canale Horeca, che si avvale dell'ausilio di una macchina, di una sorbettiera, dunque un prodotto di trasformazione che si prepara con prodotto solubile e in una sorbettiera. L'abbiamo replicato in una coppetta pastorizzata in UHT che si conserva a temperatura ambiente e va consumato freddo. Ed è un prodotto unico e difatti abbiamo avuto anche un successo e stiamo avendo un successo eccezionale. E questo per quello che riguarda il freddo. Poi chiaramente abbiamo una linea di snack, una linea di aloe che segue il canale del freddo. Ma questa è la novità in assoluto, la novità che stiamo comunque inserendo in tutto il canale dei distributori automatici. E poi abbiamo una linea di prodotti caldi, dei solubili caldi, che prendendo per spunto quello che ho detto inizialmente, sono prodotti che sono bevande funzionali, senza zuccheri, senza lattosio, senza glutine, addirittura il ginseng amaro senza additivi. Noi ci pregiamo del fatto di avere un ginseng amaro da proporre in distributori automatici, che può essere bevuto da un intollerante al lattosio, agli zuccheri e al glutine. Di conseguenza posso prendere una miriade di clienti che prima col ginseng classico normalmente non si potevano prendere. E queste sono le vere novità che noi presentiamo, e lo studio di questi prodotti, lo sviluppo, la ricerca che abbiamo in azienda ci permette di alzare l'asticella sempre più, sempre ogni anno cerchiamo di alzare l'asticella con prodotti nuovi e sempre più innovativi. Ma io devo bacchettarti, Pietro, perché hai dimenticato una delle grandi novità che avete portato a Venditalia: le capsule di solubili che possono essere erogate anche con acqua fredda attraverso un distributore dolce gusto. Certo, no, non mi sono dimenticato, hai ragione. E questo riguarda il canale vending che fa rivendita. Io stavo parlando della gestione dei distributori automatici. Sulle rivendite, dopo abbiamo lanciato, chiaramente noi siamo produttori di capsule, produciamo capsule dolce gusto, produciamo capsule in espresso e a modo mio. E sul formato dolce gusto, dove è quello dove ci si può lavorare di più con prodotti solubili, abbiamo presentato quest'anno una linea di capsule di succhi di frutta, molto innovativa, fatta con 36 grammi di purea di frutta, 100% naturali, senza zuccheri aggiunti. Ed è una novità a tutti gli effetti. E questa riguarda il canale vending sulla rivendita, su quelli che comunque utilizzano le capsule per fare OCS, per il canale home o canale uffici. Ed è una novità pazzesca. L'abbiamo unita a un altro prodotto, che era il caffè shakerato, che anche questo è una novità sul canale del vending, perché abbiamo replicato un prodotto in capsula che è lo stesso caffè shakerato che viene servito al bar. Con tanto di blender, shaker e tutto. In più, alla nostra già attuale gamma di capsule, che si avvale di almeno 50 referenze, tutte sempre senza glutine, senza lattosio e senza zucchero. Ma hai ragione a riprendermi, perché le capsule effettivamente dei succhi di frutta hanno un'importanza notevole. E cioè, abbiamo avuto un successo anche questo sulla presentazione, sugli assaggi, perché in realtà è poi un succo di frutta a tutti gli effetti. Beh, io ti dico che mi ha colpito particolarmente, perché ne sono rimasto favorevolmente colpito nel momento in cui mi sono fermato per una pausa. Ti ho detto:
dammi qualcosa da bere, mi hai dato appunto uno di questi prodotti, sì, e sì, ho strabuzzato gli occhi, ho detto Cribbio, sono davvero buonissimi proprio per le loro caratteristiche prevalenti. E allora, per tutti coloro che a questo punto desiderano contattarvi, avere maggiori informazioni senza alcun impegno e chissà instaurare con voi un rapporto commerciale anche con pochi prodotti inizialmente, esiste un indirizzo email a cui poter scrivere senza alcun impegno, lo ripeto? Sì, sì, chiaramente alla mail info@foodness.it è sufficiente chiedere informazioni, campionature, visite, perché siamo in grado di andare a visitare qualsiasi possibile cliente per presentare i nostri prodotti, per fare assaggiare i nostri prodotti, perché comunque il test è determinante, la prova di assaggio è determinante, come dicevi tu, quando hai assaggiato il prodotto, insomma, si rimane molto stupiti di questa cosa qua, perché è impensabile fino a poco tempo fa pensare all'erogazione di un succo di frutta in una capsula dolce gusto, con una macchinetta dolce gusto, questo è vero. No, basta essere contattati sulla nostra info foodness.it, noi siamo in grado di andare a trovare qualsiasi cliente o anche a spedire campioni sui loro punti di vendita senza alcun problema. Io sono rimasto favorevolmente sorpreso e devo dire lo saranno anche coloro che vi scriveranno, perché sono assolutamente certo della bontà dei prodotti che andate a realizzare e distribuire ai gestori italiani, anche i negozi specializzati, non dimentichiamolo. E allora Pietro, io intanto ti ringrazio, vedo che c'è gente lì intorno. Sì, siamo in uno showroom nostro. Ecco, allora diciamo, da una parte è il bello della diretta, dall'altra è bello vedere poi alle tue spalle appunto tutto ciò che avete nello showroom, perché vi rappresenta, è davvero un po' come stare in fiera quando si portano tutte, sì, sì, le novità per mostrarle. È un piccolo stand. Sì, assolutamente sì. Allora Pietro, lascio te a coloro che vogliono visitare il vostro showroom, ti ringrazio per la preziosa spiegazione e ci rivedremo certamente in una delle prossime fiere. Grazie, grazie di cuore. Grazie a te, Pietro. Grazie a voi tutti, grazie dell'ascolto. Grazie.